Bella a tutti ragazzi, ed eccoci qui tornati con un nuovo video. Oggi in questo video, come vi avevo promesso, ho appena scritto, cioè ho appena finito, ci ho messo un po' perché ho dovuto trovare più bene. Qua c'è la top 10 dei portieri di questa stagione di Serie A 2019-2020. Ho fatto la mia top 10 di portieri e fatemi sapere nei commenti se volete altra top 10, non solo di calcio, ma di serie TV, di film o di qualcos'altro. Si possono fare tranquillamente, non è che parlo solo di calcio e sport. Siete serie TV, dei film, come volete. Questo è. Allora ragazzi, allora vi dico, al decimo posto ho messo Paolo Lopez. Molto probabilmente io ho pensato su mettere una top 10. Molto probabilmente non saranno d'accordo molti con me perché non è che ha fatto sta grande stagione. Però se andiamo a vedere, comunque la Roma è arrivata a quinta e 70 punti anche grazie a Paolo Lopez. E comunque ho deciso di metterlo, no, al decimo posto perché altri portieri sono meritati i posti meglio di Paolo Lopez. Paolo Lopez. Di Paolo Lopez, come c'era la X. Allora, lui ha fatto, in 32 partite, ha subito un gol a partita. Alla fine non è tanto, 5 reti inviolate, un rigore parato, 3 parate a partita. Ha fatto 88 parate effettuate, tiri bloccati 15, tiri spinte 25, rigori parati 1. Insomma, molto ha fatto, non ha preso cartellini rossi, quindi questo va bene, ha preso solo 3 cartellini gialli, fa le commessi 1, fa le ottenuti 2. Insomma, secondo me ha fatto bene in campionato, comunque tutto sommato, non è che tutto sia un grande portiere, però al decimo posto se lo merita. Al nono posto ho messo Meret, nonostante. Certo, il Napoli è arrivato settimo, deve fare molto meglio il Napoli. Però, aspettate un attimo ragazzi, se andiamo a vedere le statistiche, allora, il Napoli, settimo, ok. Comunque ragazzi, vi sono dimenticato, scarica football e Fantamaster, sono completamente scaricabili per iOS e Android. Stai fa di merda, non ci sta, bene, sono troppo giallo, vabbè, non ci sta più o meno. Allora, se andiamo a vedere il Napoli ragazzi, Meret. Allora, Meret in stagione, 2 gol subiti a partita, ha fatto 22 partite su 38, certo non ha fatto tante partite, però in questo top 10 ho messo Cragno, anche lui ne ha fatte 16 perché sarà infortunato. Quindi, comunque Meret ci sta, comunque ha fatto belle parate, belle partite, cartellini ne ha presi pochi, anzi 0, ha solo ottenuto 3 falli. Quindi Meret ci sta al nono posto. All'ottavo posto ho messo Silvestri, il portiere dell'Hellas Verona. Se l'Hellas Verona è arrivato nono, bisogna molto dire grazie al portiere Marco Silvestri, il portiere titolare, 29enne, che allora ha giocato tutte le partite tranne 3, ne ha giocate 35 su 38, parate effettuate 119, vi dico solo questo. Vediamo un po' quanti cartellini ha preso. 2 cartellini gialli, 5 falli ottenuti. Falli commessi 0, cartellini rossi 0, cartellini gialli rossi 0, cioè quando ti hanno il doppio giallo e poi ti hanno il rosso 0. Quindi ragazzi, ha fatto una buonissima stagione Marco Silvestri e poi anche bisogna dire anche grazie a lui se l'Hellas Verona è arrivato nono. Perciò ho messo Silvestri ottavo. Il Sassuolo ottavo, che è arrivato ottavo, ho messo Consigli settimo. Ho messo Consigli portiere titolare del Sassuolo perché Consigli ha subito solo 63 gol. Non è che sono tanti, non è che sono tantissimi. Subire 63 gol alla fine non sono molti, non sono manco pochi, però insomma, Consigli ha fatto sicuramente una buonissima stagione e perciò ho deciso di metterlo al settimo posto. Al sesto posto ho messo Cragno. Voi direte, ha giocato poche partite, se è infortunato, è quello che ho detto prima anch'io, però secondo me ci sta a metterlo al sesto posto. È comunque un bravissimo portiere, sta anche in nazionale italiana, quindi perché no? Quindi secondo me ci sta a metterlo al sesto posto, infatti l'ho messo al sesto posto. Al quinto posto, ci avviciniamo piano piano al podio, ragazzi. Al quinto posto ho deciso di mettere Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma, secondo me, è un grandissimo portiere, uno dei più forti italiani al mondo. Uno dei più forti portieri italiani tuttora, secondo me. Forse anche il più forte tuttora dei portieri italiani, intendo. Sì, molto probabilmente tuttora il più forte. Buffon, ragazzi, oramai ha 42 anni, quindi. Ragazzi, quinto posto per Donnarumma ci sta. Ha subito 46 gol che non sono per niente pochi. Ne ha subiti meno di Paul Lopez che ne ha subiti 51. E la Roma è arrivata quinta.
Gianluigi Donnarumma, ecco. Allora, Gianluigi Donnarumma ha fatto una grandissima stagione. Allora, Gianluigi Donnarumma, 36 partite su 38 ha giocato, parate effettuate 101, ragazzi, eh. Rigori parati 4, non sono pochi, anzi, sono abbastanza, ha preso 3 gialli, un fallo commesso, 4 tenuti. Comunque ha fatto una grandissima stagione. Un gol subito a partita, 3 parate a partita, 12 reti inviolate, 4 rigori parati. Cioè ha fatto una buonissima stagione. Ma bisogna dire grazie a lui, i milanisti devono dire grazie a lui se il Milan è arrivato sesto, lo devono dire grazie. Al quarto posto ho messo Gollini, poi vi dico io ho messo al podio. Al quarto posto ho messo Gollini perché mi sembrava giusto mettere Gollini, perché Gollini è un buon portiere, su questo non ci piove. Ha subito solo 48 gol, ha fatto una grandissima stagione, quindi secondo... L'Atalanta è arrivata terza, ragazzi, ha fatto 78 punti. Quindi secondo me ci sta per l'Atalanta. Diciamo che ci sta. Diciamo che ci sta secondo me che l'Atalanta, diciamo, Gollini, il quarto posto lo merita. Andiamo sul podio. Al terzo posto ho messo Stracoscia, il portiere della Lazio. Allora, ragazzi, alla Lazio non devo dire nulla. È arrivato quarto posto, ha fatto un eccellente campionato. In zona Champions ci è arrivata. Quindi, tanti complimenti molti a Stracoscia. Perché la Lazio ha subito 42 gol, meno di Gollini. E non ho deciso di rimettere, se mettere Gollini al terzo posto o Stracoscia. Sono deciso di mettere Stracoscia perché la Lazio ha subito 42 gol, cioè Stracoscia ha subito 42 gol, mentre Atalanta, cioè Gollini, ha subito 48 gol. Quindi, insomma, ho messo Stracoscia per questo. Al terzo posto. Al secondo posto ho messo Szczęsny. Non vi rovino il primo posto, però penso sapete tutti, avete capito, insomma, che ho messo al primo posto. Al secondo posto, ragazzi, ho messo al secondo posto Szczęsny, perché ha fatto un grandissimo campionato. Ha fatto delle grandi parate, insomma, ha subito 43 gol. Quindi Szczęsny è un grande portiere, su questo non ci piove. Ha giocato 29 partite su 38, 11 reti violate, un rigore parato. Insomma, ha fatto tiri bloccati 6, parate effettuate 96. Insomma, ha fatto subito solo un giallo, falli commessi 1, falli ottenuti 2, il resto 0, per la disciplina intendo. Distribuzione 600 passaggi, precisione passaggi 84%, ricevuta corretta 131, ricevuta sbagliata 19. Queste statistiche le ho già su OneFootball, c'è scritto di tutto e di più, ragazzi. Per questo vi dico di scaricarla. Insomma, ha fatto un grandissimo campionato Szczęsny. Sono juventino, ma al secondo posto ho messo Szczęsny e al primo posto ho messo Handanovic. Handanovic è un eccellente portiere, su questo non ci piove. Ha mandato l'Inter secondo 82. Ha subito meno gol di Szczęsny, perché Szczęsny ha subito 43 gol, mentre... L'Inter, insomma, Handanovic ne ha subiti 36. Quindi, cioè, vi spiego un attimo. Handanovic è sempre il primo posto. Secondo me, per quest'anno, è il migliore portiere Handanovic. Non c'è altro da dire. Perché ha fatto un grandissimo campionato. Ha subito 36 gol. L'Inter è arrivato soprattutto, cioè, anche grazie a lui. Tanto grazie a lui, perché... Senza portiere buono, non ti salvi nemmeno. Forse sì, però insomma. Ha fatto 82 punti, l'Inter è a meno 1 da noi. Ha finito a meno 1 da noi. Quindi ragazzi, vedrò un attimo la squadra. Handanovic. Allora, Handanovic ha 36 anni, quindi pensate un po'. Magari è un po' de panza. È alto 93 e pesa 92 kg. Allora ragazzi, cioè, ha delle eccellenti statistiche. 81 parate effettuate, comunque... È un grande portiere, secondo me, uno dei più forti tuttora al mondo. Bene, c'ha 36 anni, però per avere 36 anni è tanta roba. È titolare perché ovviamente non puoi mettere Padelli. C'ha 34 anni ed è uno scarso assoluto. Ha giocato solo 3 partite e ha subito un gol a partita. Quindi ragazzi, ha fatto guardate, 4 parate effettuate Padelli. Comunque Handanovic c'è un grande portiere, quindi ho deciso di metterlo al primo posto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa top 10. Presto arriverà un altro top 10 di difensori in generale, difensori centrali o terzini, insomma, poi centrocampisti, tutto quanto, e attaccanti e ali, eccetera. E poi arriveranno anche la top 10 degli allenatori, quindi aspettatevi anche top 10 degli allenatori.
ragazzi, fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con me con questo top 10. Se no, a caso, fatelo nei commenti. Fatemi sapere se volete altri top 10, escluso dal calcio, di serie TV, film o di altra roba. O magari di squadre più forti al mondo. In tal caso, c'entra il calcio. Insomma, fatemi sapere nei commenti. Lasciate un mi piace se volete al canale, attivate la campanella. E Scandiamo Football e Fantamaster, su Football c'è scritto di tutto. Guardavo qua le statistiche, ragazzi. Per vedere, app della Madonna. Se vedete su Instagram Andrefore, Andatino Basso Fore, Andatino Basso Fore 2, su Twitch, se in caso farò live, insomma, cercatemi lì sulla piattaforma Iola. E nulla, ci vediamo al prossimo video, e nulla, il prossimo video sarà la top 10 dei difensori, molto probabilmente. Bella, raga.